Bentrovati torno a Diritti Negati, questo nostro spazio dedicato ai cittadini che come ogni settimana sono invitati ad intervenire in diretta in trasmissione per parlare insieme ai nostri consueti ospiti, che vado subito a salutare l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato Buongiorno. avvocato e bentornato anche a Giuseppe Belcastro, responsabile del CAF CISL di Cosenza. La scorsa settimana abbiamo sentito la sua mancanza, dottor Castro. Insomma, gli argomenti anche questa settimana sono tantissimi, ma fra tutti, avvocato, c'è questa crisi che davvero non sembra non finire mai. Ci dovrebbero essere questi provvedimenti del governo, ma al momento sono alquanto fumosi. L'unica cosa certa è che le famiglie vivono sulla propria pelle gli effetti di questa crisi. Si parla dell'introduzione di nuove tasse, del ritorno dell'ICI, che non si chiamerà più ICI ma sarà l'IMU. Quindi almeno i cittadini stiamo iniziando ad abituarci a questo nuovo nome, però ancora non si sa nel concreto quanto andremo a sborsare. Voi del Codacons avete fatto una ricognizione, no, su queste nuove tasse che molto probabilmente nei mesi prossimi andremo a pagare. Qual è la situazione? La situazione ovviamente è molto triste. Non è roseo il futuro, perché già quando c'è stato l'aumento di un punto percentuale dell'IVA, il maggior costo sopportato dalle famiglie su base annua era circa sui 400 euro. Si paventa un ulteriore aumento dell'IVA, ma oltre a questo l'introduzione dell'ICI, dell'IMU, oltre poi l'effetto domino, che ha un aumento sulla tassazione su tutti i beni principali, quelli di primaria importanza, oltre che poi ripercussioni sull'energia, quindi sulla benzina, sul metano e tutto ciò che serve per riscaldarci. Ovviamente a fronte di questa situazione economica critica, vi è praticamente un mancato accesso al credito. Noi abbiamo sempre detto che in Calabria, nel sud, si muore per malamministrazione, si muore per malasanità e si muore per usura bancaria. Certo. Usura bancaria che può essere quindi il mancato accesso al credito, il negato accesso al credito e tutto ciò che gira intorno alla crisi economica. Certo, anche perché poi le famiglie, anche le imprese in alcuni casi, perché non è soltanto un problema che interessa le famiglie, ma anche le piccole imprese che magari non riescono ad accedere al credito da parte delle banche, poi qualcuno si rivolge a questo mercato parallelo del credito, scivolando poi nell'usura. Purtroppo è un rischio reale, purtroppo anche come Codacons, Fondazione Noi, Antiusura, sì, voi avete il polso un po' della situazione. noi abbiamo il polso della situazione perché e lo dico perché risponde a verità con molta, con responsabilità e con minacce molte volte, perché ci rendiamo promotori, di denunciare coloro che si rivolgono a noi perché sono soggetti a usura e estorsione. Voglio ricordare che al di là del classico fenomeno usuraio, vi è che molte aziende, piccole e medie, per un semplice ritardo nel pagare un assegno o perché le amministrazioni che hanno ritardi paurosi e quindi, benché ci siano dei crediti da esigere, le banche non perdonano. Per cui sappiamo che in Italia, ed è giusto che sia così, il circuito legale del finanziamento avviene tramite gli istituti bancari, però non c'è nessun correttivo o ammortizzatore che possa, diciamo, alleviare questo. Non c'è il microcredito per le famiglie, per cui osserviamo che le famiglie, proprio se succede un evento imprevisto, che può essere una malattia, un'operazione o un incidente automobilistico e c'è bisogno di un mezzo di locomozione, le famiglie si indebitano, non possono pagare, il periodo non lo consente e si accede anche lì dalla piccola usura che poi porta ai drammi, quindi l'espropriazione della casa, l'espropriazione dei beni, della vita in poche parole. Per cui
invitiamo ora veramente tutte le istituzioni a fare il loro dovere, non soltanto nel momento repressivo e quindi della denuncia e dell'arresto, ma abbiamo comune, provincia, regione, prefettura, i quali hanno degli strumenti che devono essere però attuati, quelli di tutela delle persone più deboli, mettere in moto anche dei provvedimenti straordinari al fine proprio di evitare per questo periodo che ci siano situazioni di disagio sociale tale poi da portare, diciamo, a estreme conseguenze. Certo, perché c'è davvero, ci sono situazioni davvero di disagio, anche come CAF CISL avete un po' il polso della situazione, magari famiglie che fino a qualche anno fa, diciamo, stavano bene, adesso insomma si trovano in grandi difficoltà, anche perché proprio dai numeri del Banco Alimentare, proprio recentemente c'è stata la giornata della colletta alimentare, beh, è venuto fuori che molte persone, proprio perché magari si sono trovate ad affrontare una situazione imprevista, beh, non hanno neanche più i soldi per comprarsi da mangiare, lasciamo stare poi le spese superflue, perché magari le abbiamo messe già, molte famiglie le hanno messe già da parte, però quello che manca a volte anche sono i soldi per comprare, per fare la spesa. Dottor Belcastro. È vero, abbiamo una situazione difficilissima e molta gente che negli altri anni aveva per esempio il posto di lavoro quasi garantito perché c'era, come dire, lavoro in abbondanza, da un paio d'anni la cassa integrazione in questa regione è aumentata, la disoccupazione purtroppo cresce e giusto ieri anche i lavoratori forestali, che rappresentano una fetta importante dell'economia calabrese, devono ricorrere alla cassa integrazione a zero ore per mancanza di fondi. È una cosa, come dire, molto inusuale per questa categoria. Quindi capite che c'è una situazione difficile, c'è il futuro che non è roseo, anzi il contrario, e molta gente viene alla ricerca di bonus, alla ricerca di social card, stanno crescendo giorno dopo giorno purtroppo. Purtroppo, e tra poco vedremo, noi diamo sempre consigli, speriamo utili, per intercettare, no? Qualcosa magari per quelle famiglie che si trovano in stato di difficoltà, di disagio. Intanto abbiamo le segnalazioni che abbiamo ricevuto durante la settimana. Generalmente quando arriva la lettera dell'Agenzia delle Entrate, beh, siamo un po' in apprensione tutti quanti, però questa segnalazione riguarda il fatto che l'Agenzia delle Entrate, come ogni anno, fa i controlli dopo la dichiarazione dei redditi. Ebbene, per questo telespettatore è risultato tutto a posto, anzi nei suoi confronti risulta un credito di 1.500 euro, che in periodi di crisi insomma è una bella somma, però ci dice: nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate accerta un debito, subito c'è il modellino per pagare insomma questa somma che bisogna versare alle casse dello Stato, però nel caso del credito nessuno ti dice come andare a riscuoterlo. Si possono riscuotere queste somme, dottor Belcastro? Allora, come funziona? Sì, che si possono riscuotere. L'agenzia, quando ha accertato che deve dare al contribuente dei soldi, glielo comunica e di solito glieli manda, ma il contribuente, qualora non dovesse avere risposte nei termini giusti, a marzo riparte la campagna fiscale e quindi, se ha questo credito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, può detrarlo dalla dichiarazione dei redditi successiva. E quindi, siccome questo signore, mi auguro, faccia il 7.30, può portarlo a richiesta nella busta paga del mese di luglio. Quindi deve aspettare la prossima dichiarazione. Sì, cioè sono soldi che non si perdono, quindi può tranquillamente averli nel mese di luglio, nella busta paga. Quindi insomma sono soldi. Qualora non dovesse darglieli l'Agenzia delle Entrate nel giro dei 3-4 mesi, ecco, a quel punto conviene al contribuente portarli in detrazione della dichiarazione dei redditi. Ecco, ma perché non si specifica in questi casi come si fa a riscuotere questo credito? Mentre abbiamo detto, nel caso del debito ti danno subito i modellini. Di solito l'Agenzia delle Entrate, quando accerta, è nel primo caso, e nel secondo manda l'F24 per pagare, certo, l'eventuale debito. Quando è il credito, di solito manda l'assegno circolare alla destinazione del contribuente. Quindi io credo che questo avverrà nel giro
della burocrazia, purtroppo conosciamo qual è, però voglio dire che in questo caso l'Agenzia delle Entrate è molto celere in questo periodo di tempo, insomma, rispetto a un decennio fa ha molto accelerato i tempi. Se i contribuenti ricordano, per avere i soldi nella dichiarazione dei redditi quando si faceva il famoso 740 bisognava attendere 5 anni, adesso non è più così, quindi io credo che il contribuente in questo caso, se non dovesse riceverlo nel giro di pochi mesi, conviene comunque metterlo nella dichiarazione dei redditi successiva. Perfetto, intanto altre segnalazioni riguardano, avvocato, come sempre il fitto casa, il contributo per il fitto casa, perché durante la settimana davvero riceviamo molte email, lettere, telefonate, soprattutto di cittadini che ancora aspettano l'elargizione di questo contributo. Dicevamo un periodo di crisi, quindi questi soldi che vengono stanziati per pagare l'affitto di casa sono necessari, quantomeno necessari in questo periodo. Ci chiedono, ma per Natale avremo buone notizie? Speriamo che per Natale ci sia il dono sotto l'albero e quindi che i vari comuni lo facciano. Noi nel comune capoluogo di provincia, a Cosenza, abbiamo, come ricordiamo, abbiamo terminato adesso la raccolta di firme e presentato, diciamo, questa richiesta affinché il fitto casa per l'anno 2010 sia pagato integralmente. Ricordiamo perché questa richiesta. Magari lo ricordiamo dopo, sì. Tra poco. Telefonata, pronto? Pronto? Pronto. Salve, da dove chiama? Da Cosenza, sono Giuseppe. Salve, signor Giuseppe. Vorrei fare una domanda all'avvocato. Prego. Buongiorno avvocato, io sono stato invitato dalla polizia stradale di Cosenza Nord per una revisione alla macchina, dato che l'ho fatta all'esso a Pane Bianco, l'hanno chiusa, quindi adesso sono andato lì e mi hanno sequestrato il libretto dicendo che avevano firmato quando io ho fatto la revisione e dice che non l'hanno fatto bene. Ricordiamo che c'è un'inchiesta, allora per chi ci sta seguendo da casa, c'è stata portata a termine proprio nelle scorse settimane questa inchiesta da parte della Polizia Stradale, sono stati filmati alcuni centri autorizzati per la revisione, sono emerse dai filmati alcune anomalie. Chiaramente tutti i cittadini che hanno fatto poi la revisione presso quei centri finiti sotto la lente degli inquirenti sono stati invitati magari a presentarsi presso l'autorità giudiziaria competente per verificare un pochino come è stata fatta questa revisione. Quindi lei è una di quelle persone che magari è andato in uno di quei centri dove sono state riscontrate delle anomalie. Quindi lei è stato invitato, le è stato sequestrato, sì, il libretto. Però io... Lei dice che insomma la revisione andava bene. Questo disagio. Sì, lei per quale motivo? Non ho capito che ha fatto. Non riusciamo, che poi loro dicono che mi chiamano per fare la revisione alla mobilitazione. Cioè deve rifare la revisione. Da 8 mesi però, perché io l'ho fatta a marzo. Cioè lei è stato invitato a fare di nuovo la revisione alla sua... Sì, auto. Mi chiameranno loro, fra qualche giorno mi hanno detto per fare la revisione alla motorizzazione. Sì. Dopo 8 mesi, a parte il fatto che la mia macchina sono sicuro che è a posto, però può succedere che ci sia qualche cosa che non va. No, vabbè, certo, la prassi, questo avvocato, sì. Prego. Innanzitutto vi hanno sequestrato il libretto perché è corpo di reato, per cui prima di procedere a revisione bisogna dissequestrare questo libretto. Immagino che vi hanno nominato custode della vostra autovettura, perché altrimenti non potete nemmeno, l'avete, diciamo, condotta fino alla vostra abitazione. Il problema sussiste nel senso che bisogna andare a verificare se voi, e questo ovviamente lo escludo, le due ipotesi in queste circostanze sono che o eravate a conoscenza che in questo centro per revisioni si facevano le revisioni auto un po' leggere e quindi ovviamente no. Sarete indagati. In buona fede. Mentre invece quando siete in buona fede, perché vi chiamano per sottoporre a sequestro il libretto? Perché il libretto ovviamente è il corpo di reato. Ovviamente per andare a fare la nuova revisione
una volta che hanno accertato, preso visione, fotocopiato, autenticato quel libretto, ve lo devono restituire in modo che poi dovete procedere per fare la nuova revisione. Per quanto riguarda i soldi che dovete andare a spendere per la nuova revisione, nel processo che sarà instaurato nei confronti dei titolari di questi centri di revisione, vi dovete costituire parte civile. In poche parole, vi costituite contro questi signori, nel caso di specie quello dove vi siete recato, per avere restituito sia i soldi della nuova che avete speso per niente, sia tutti questi disagi che state subendo, spese legali eventualmente se ci sarà qualche strascico di natura legale, però lo dovete fare nel giudizio penale. Quindi bisogna costituirsi parte civile in caso, quando si andrà al processo, se tutte queste accuse passeranno al vaglio e quindi si aprirà un processo penale, dovete seguirlo. Nell'immediatezza dovete recuperare il libretto che la polizia stradale vi restituirà e poi procedere a regolarizzare la macchina. Tante persone nella situazione di questo signore hanno detto che mi daranno un'altra carta di circolazione temporanea, eccetera eccetera, che faccia sì. Certo, un equipollente che però assolva in tutto per tutto al libretto che è stato sequestrato. Quello è corpo del reato. Quindi dove c'è naturalmente... Ma loro pensano che io sia d'accordo con quella della revisione. No, non credo sia questo, credo che comunque debbano fare dei controlli. No, loro devono fare i controlli. Ovviamente vi sto dicendo che se dalle prove che hanno raccolto, ma questo come in tutte le indagini, avessero subodorato che voi foste d'accordo con questo centro di revisione, vi sarebbe arrivato il classico avviso di garanzia. Invece in questo caso state parlando con noi con tranquillità, per cui non vi arriva più, ovviamente non è questo il caso vostro. Però bisogna verificare se la macchina è in buone condizioni. Se le macchine in buone condizioni dovete andare a fare ovviamente un'altra volta la revisione. Vi ripeto, per i disagi e per i costi che state affrontando, poi vi dovete costituire parte civile, cioè chiedere i danni che avete, diciamo, sofferto e subito nel processo penale nei confronti di questi signori. Certo, dicevo che ci saranno magari molte persone nella stessa situazione di questo signore che abbiamo in linea, magari in buona fede sono andati presso il centro autorizzato, come hanno sempre fatto ogni 2 anni quando scade la revisione, magari si sono visti ai loro coinvolti in questa inchiesta, però è nata questa inchiesta, mi preme ricordarlo, dai controlli proprio effettuati su strada da parte delle pattuglie della polizia stradale. Che cosa è successo? Hanno notato che erano in circolazione dei veri e propri rottami, quindi emissioni auto tra l'altro pericolose, perché la maggior parte degli incidenti stradali sono proprio dovuti anche al malfunzionamento delle auto, però controllando i libretti di queste, diciamo, carcasse che viaggiavano su strada, hanno visto che era stata regolarmente superata la revisione, quindi per questo sono state avviate le indagini. Non tutti chiaramente i centri di revisione del Cosentino agiscono ovviamente in buona fede, ci sono anche le persone oneste che lavorano, fanno la revisione secondo legge, però ci sono state riscontrate delle anomalie in altri centri di revisione. È chiaro che poi devono andare avanti nelle indagini e verificare magari se quell'auto se meritava passare la revisione o meno, quindi non credo che per il signore ci sia nessuna conseguenza penale, chiaramente. Ovviamente ci sarà il fastidio, il disturbo di revisionare ancora una volta l'auto, pagare ancora una volta la revisione, però nel momento in cui, come diceva l'avvocato, si dovesse andare al giudizio penale, quindi queste persone, i clienti dei centri di revisione, potranno costituirsi parte civile. Non so se aveva altro da aggiungere. Ove mai posso rivolgermi sempre a Codacons, sì? Certo, come a qualunque altro avvocato o associazione di consumatori. Come... Va bene. Va bene, quindi sia tranquillo. Grazie, arrivederci. Grazie a lei. No, sono importanti poi questi controlli, perché davvero molti incidenti stradali vengono causati proprio da queste auto in cattive condizioni. Purtroppo magari c'è anche da pagare lo sconto di questo. Ecco. È importante affermare sempre il principio di legalità, perché certo, al di là di chi lo fa fraudolentemente, cioè con l'intento di violare la legge,
In periodi di crisi praticamente ci sono alcune autovetture che magari non supererebbero l'esame, la revisione, Sì. e quindi ci sono anche concittadini che sono, diciamo, disposti a pagare un po' di più pur di avere la macchina che possa circolare, perché altrimenti se dovesse cambiare i pezzi non, col periodo di crisi non potrebbero. E quindi è meglio che le macchine siano ferme e non mettere in pericolo la vita altrui. Il principio di legalità deve essere sempre affermato. Certo, continuiamo a parlare del fitto casa, abbiamo lasciato un discorso in sospeso, però dobbiamo dare la linea alla regia per la pubblicità, rimanete con noi. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare di diritti dei cittadini. Prima di andare in pubblicità abbiamo lasciato in sospeso il discorso sul fitto casa, diverse le segnalazioni, diverse le richieste che ci sono giunte in redazione, i cittadini che aspettano e chiedono ma per Natale avremo questi soldini, l'avvocato giustamente diceva aspettiamo. Intanto è stata... Allora, intanto abbiamo terminato la raccolta delle firme per stimolare gli enti comunali a far sì che i cittadini, i propri cittadini, abbiano il 100%. Ricordiamo cosa c'è, certo, diciamo, sotto questa richiesta. Il fitto casa è una legge regionale che la istituisce, questa provvidenza, questo contributo. Le liste degli aventi diritto con la percentuale, con i soldi che devono percepire, sono comunali. Per cui la Regione trasferisce ai comuni dei fondi che vengono stanziati annualmente. La legge istitutiva del fitto casa prevede non l'obbligatorietà, però la facoltatività, sia da parte della Regione che degli enti e quindi dei comuni singolarmente, di integrare il fondo fitto casa. Per cui, qualora come nei 2 anni precedenti si è pagato il 20%, nulla toglieva e nulla toglie agli enti, quindi regione e comune, di integrare il capitolo di spesa, magari andando a prelevare i soldi da qualche spesa che non ci è sembrata molto opportuna. Vabbè, magari qualche sagra in meno e dare un po' qualche di soldi, in meno soldi in più ai e dare meno disagio a qualche famiglia, forse sarebbe più opportuno. Certo. Telefonate intanto, pronto? Pronto? Buonasera. Salve. Niente, volevo chiedere una notizia all'avvocato. Prego. Mio figlio aveva in locazione un magazzino commerciale. Ha fatto una cessione di credito al proprietario che aveva assunto un mutuo. Per motivi diversi, per alcuni mesi non ha pagato il fitto. L'ha chiamato ai danni il proprietario perché dice che ha subito un grave danno. Non ho capito però. Allora, non riusciamo a sentire bene, abbiamo un problema forse al telefono. Il problema, allora, suo figlio, io ho capito, ha un magazzino, giusto? Ha preso in fitto sì, un magazzino, sì. Ok? Non che cosa è successo? Che poi questo fitto per motivi diversi non l'ha pagato e quindi non ha pagato la rata del mutuo del proprietario. E allora, che allora il proprietario ha un mutuo su questo voi immobile. Avete vostro figlio ha un contratto di locazione commerciale. Il proprietario ha fatto un risarcimento danni perché dice sì, ma non capito, gli hanno vostro... bloccato tutti i pagamenti in banca. Dice se tu mi pagavi il fitto io non subivo capito. Questo danno della banca. Sì, però qual è il problema, scusate? Cioè ha chiamato i danni perché non pagando il fitto il proprietario non riesce a pagare il mutuo che ha sull'immobile, è così? E quindi gli hanno bloccati pure i libretti di assegni. Insomma, secondo lui ha subito un danno perché non riesce poi ad avere diritto più in banca, ad avere soldi, a poter pagare assegni. Questo è il proprietario dell'immobile? Dell'immobile. Quindi ha acceso un mutuo sul magazzino, l'ha affittato. Mio figlio gli pagava la rata del mutuo con il fitto del locale. Non venendo meno il fitto del perché locale. Non l'ha potuto pagare perché è stato un periodo di crisi al negozio e mo il proprietario lo ha chiamato ai danni perché dice tu non mi hai pagato il fitto, io non ho potuto pagare il mutuo e quindi ho subito un grave danno.
Allora, mi sembrano due strade diverse. Sì, sono due, ma ovviamente... Lo so, ma mio figlio è responsabile per non aver potuto pagare, gli aveva fatto la cessione del credito, ma non avendolo potuto pagare non è responsabile del mutuo, ritengo. Allora, ovviamente dalle informazioni... Che non sento. Sì, ma dalle informazioni che mi date vi do la risposta, però... Ovviamente le carte che avete fatele vedere a un avvocato o un'associazione di consumatori, perché ovviamente la questione appare non difficile, però bisogna insomma leggere le carte e le deve leggere un tecnico, ovviamente, perché sono certo, avete messo un po' di istituti giuridici insieme, quindi è facile fare una marmellata, però insomma ecco, bisogna tenerli molto separati. In linea generale, il contratto di locazione prevede obbligazioni essenziali, necessarie, sufficienti a carico del conduttore, di vostro figlio, di pagare alla scadenza il canone di locazione, mentre quello del proprietario è di garantire, di offrire e di garantire il godimento del bene, in questo caso il magazzino. Finito il discorso. Queste sono le obbligazioni principali. Ovviamente in alcuni casi vi possono essere dei contratti in cui vi è una clausola in cui si dice, clausola che poi sono degli accessori al contratto, in cui si dice che vostro figlio è a conoscenza e quindi è clausola risolutiva espressa. Perché si chiama così? Che al verificarsi di quella condizione il contratto si risolve automaticamente per inadempimento del figlio che è il conduttore. Laddove si dice io te lo do in vitto, sappi però e tu ne sei cosciente che mi devi pagare regolarmente perché io ho attaccato il pagamento della rata del mutuo al pagamento del tuo canone di locazione puntualmente. Sappi che se tu sei moroso... Anche io, cioè, mi crei dei problemi. Avete capito da queste poche battute che il contrattino, quello che si compra alla Buffetti, può non dare problemi. Se ci sono delle clausole che sono inserite, vanno interpretate, bisogna andare a vedere se sono clausole che possono esistere, che possono continuare a esistere in un contratto, se sono clausole che devono essere annullate perché vessatorie, cioè tutto a favore di una o dell'altra parte. Quindi, concludendo, i problemi che avete esposto sono su due binari paralleli, ci può essere qualche connessione. Dovete per forza andare a far vedere questa carta che è arrivata, soprattutto perché immagino che sia un atto di citazione di natura risarcitoria, e naturalmente a un legale. E anche con tempo, perché i termini di costituzione sono anticipati rispetto alla data che c'è scritto di comparizione davanti al giudice, per cui non dormiamo e naturalmente... Guardiamo le carte prima. Ma guardiamo le carte subito, nel senso che le risposte anche fatte a mezzo telefono sono sempre risposte stimolate da quello che il telespettatore certo. comprende dei fatti che gli ha raccontato probabilmente il figlio. Quindi in linea generale si risponde. In linea generale è quello che vi ho detto, se vostro figlio paga il canone di locazione non ci sono problemi, se non lo paga l'unica conseguenza può essere lo sfratto per morosità, però questa cosa che vi è attaccato il risarcimento per il mancato pagamento della rata di mutuo da parte del proprietario, ci deve essere qualcosa nel contratto di locazione che va letto con attenzione. Certo, queste clausole che si possono inserire nei contratti. A proposito, altre segnalazioni che abbiamo ricevuto riguarda i difficili rapporti tra condomini. Questa volta il rapporto difficile tra i condomini e l'amministratore del condominio. Ci segnalano che non viene convocata da circa 2 anni una riunione di condominio. Allora, cosa possono fare i condomini visto che a quanto pare non si sa neanche che fine fanno le quote che vengono versate mensilmente per quanto riguarda il condominio. Come si può cambiare con l'amministratore di condominio? In modo molto semplice, un sesto dei condomini possono chiedere all'amministratore praticamente di indire un'assemblea condominiale con all'ordine del giorno la revoca dell'amministratore.
Se sono 2 anni che non presenta il conto, naturalmente questa è una grave, grave irregolarità dell'amministratore. Non c'è neanche l'approvazione dei bilanci. Sì, ma dopo è proprio grave che non porti, proprio sono i classici esempi scolastici di revoca. Se l'amministratore è latitante o dormiente, naturalmente ci si può rivolgere al tribunale ordinario, sono i procedimenti di volontaria giurisdizione, si chiama, affinché provveda il tribunale, è un ricorso che bisogna presentare, alla nomina di un amministratore, in questo caso di natura giudiziale, perché sarà il presidente del tribunale alla nomina, e anche investire il tribunale di tutti quegli adempimenti che non ha fatto, diciamo, l'amministratore. E quindi questo qui, in modo molto semplice, rivolgetevi come sempre ad un'associazione, un avvocato, insomma, queste, non c'è nessun problema, ad un'associazione di inquilini, a un'associazione di proprietari immobiliari, rivolgetevi ad un altro amministratore, perché ci sono centinaia di amministratori di condomini, anche in via ufficiosa, e naturalmente, ecco, le informazioni esatte le avete proprio, che vi segua passo passo, perché come ho detto le procedure sono molto semplici, è ovvio che poi sono molto semplici per un tecnico, per chi tecnico mettere d'accordo gli inquilini di un palazzo diventa difficile. Diventa difficile, per cui vi dovete comunque far seguire da queste figure che vi ho appena accennato. È un problema molto facile e di pronta soluzione, diciamo, non è difficile. Perfetto, vediamo, sentiamo chi è in linea. Pronto? Allora, buonasera innanzitutto. Salve. Io gentilmente volevo fare una domanda all'avvocato. Sì. Allora, mio avvocato, mio figlio, voleva scaricare un programma e gli è apparso un programma su internet, italiaprogrammi.net. Dopo che ha scaricato questo programma, l'hanno, praticamente era una truffa, perché l'hanno fatto in abbonamento. Scrutando in internet abbiamo scoperto che questa italiaprogrammi.net lo sanno, sono stati segnalati sia alla Guardia di Finanza sia ai Carabinieri. Non contenti ancora, stanno chiedendo a mio figlio il sollecito di pagamento di 96 euro l'anno. Ma se sono dei truffatori, io mi chiedo come caspita fanno a chiedere il sollecito di pagamento. C'è un'indagine in corso, lei ci dice. Sì, infatti qui dice Italia Programmi, netti truffa ancora, ma piangeranno. Avvocato, sì, come sì, lei... L'antitrust, malgrado l'azione dell'antitrust, continua a spedire lettere di sollecito per i pagamenti. Anche la polizia di Biella ha avviato indagini. Allora. Noi siamo stati ieri mattina alla polizia postale e il comandante della polizia postale ha detto che non c'è nemmeno bisogno che fa la denuncia. E così vi trovate pignorato da un giorno all'altro. Allora poi sentite a me che vi dico io. No, che vi dico. Ho il televisore basso e non vi ho sentito. Allora, quando qualcuno vi dice non vi preoccupate, temete veramente che vi possa succedere qualcosa. Quindi non è vero, il fatto che avete raccontato è una branca bellissima del diritto, è il cyberdiritto, il diritto informatico. In questo caso qua, semplicemente si tratta praticamente di quei siti dove ci sono i cosiddetti cavalli di Troia. Voi andando a cliccare inconsapevolmente, tramite questi server, questi siti sono nei paradisi fiscali che durano 2-3 mesi il tempo di mandarvi poi la richiesta di pagamento. Praticamente è come se cliccando lì inconsapevolmente c'è una maschera che voi non vedete, è come se aderisse praticamente la persona ad un contratto, ad un abbonamento.
Quello che è importante fare subito, al di là se su queste società o su questi personaggi vi sono delle inchieste in corso, alla polizia postale una querela contro ignoti. Se la polizia postale non l'accetta... Ma non me la... Avvocato, lei mi deve perdonare se io la interrompo. Ma non me l'hanno fatta fare. Vi stavo dicendo che se non ve la fanno raccogliere, vi potete rivolgere carabinieri, guardia di finanza, qualunque oppure polizia. La finanza, va bene? E poi, se invece ve la compilate, sono sicuro che la polizia postale ve l'accetta, perché ovviamente, capite bene, per voi sono 96 euro e quindi però impegnate per un'ora e mezzo un agente di polizia postale per la redazione. Quindi per queste cose qua vi potete rivolgere all'associazione di consumatori o ai legali, perché hanno già i prestampati per quanto riguarda queste fattispecie. Vi raccomando, quindi questo, vi potete rivolgere a queste figure. Dovete fare la denuncia, la querela contro ignoti, raccogliendo su cartaceo questi fatti presso un'autorità giudiziale, polizia, guardia di finanza o chi per essi. Dopodiché dovete subito, giudice di pace, atto di citazione, accertamento negativo del credito. Consiglio Associazione dei Consumatori, secondo me la cosa sì, migliore, però, signora... Per dirvi, il problema è molto semplice. Io nemmeno lo so dove si trova. Cosa? Diceva, signora? L'Associazione dei Consumatori, non so dove si trova. Ce ne sono una decina sul territorio, per cui... Ma... Non parliamo solo del CODA, ci sono tante altre associazioni. Ce ne sono tantissime, tutte danno lo stesso servizio. Certo, basta andare sull'elenco telefonico e vedere associazioni. O dopo telefonano qua, come volete voi. Oppure se si vuole rivolgere al CODA, con i nostri centralini le daranno poi i numeri di telefono, quindi non è difficile rintracciare un'associazione di consumatori. E poi proprio il caso vostro è semplice. L'importante è che ci sono due o tre adempimenti da fare, perché altrimenti, se non si fa niente con la querela e non fate niente dal punto di vista civile, vi arriva qualcosa. E quindi là poi bisogna cominciare. E poi là e diventa seria. Anche se si è vittime di una truffa, in effetti. Se è vittime di una truffa, anche se però... Loro, ma vi sembra strano però, perché sono loro i truffatori e dobbiamo noi pagare le conseguenze. Però vi voglio ricordare che truffatore è chi è stato condannato per truffa con sentenza passata in giudicato. Fino ad allora può essere indicato come truffatore, però non lo è. Giuridicamente non lo è. Ancora ci sono indagini in corso. Le indagini significa, in Italia, dalla denuncia, poi una sentenza di condanna... Ce ne passa, insomma. Ma ce ne passa, nel senso che molte denunce poi non riescono a superare tutti i vagli, non sfociano mai in un processo, perché poi si va a vedere che in effetti... truffa non era, ma era un'irregolarità amministrativa, cioè bisogna stare attenti, bisogna tutelarsi, saranno sicuramente dei truffatori, voi fate quello che vi ho detto e vi troverete bene. Va bene, signora? Va bene, io la ringrazio, papà, gentilissimo. Grazie. Buona serata. Grazie anche a lei, quindi o sull'elenco oppure può chiamare i nostri centralini a Teleuropa, le daremo poi i recapiti del Codacons, oppure un'altra associazione di consumatori, quindi sul territorio ce ne sono tantissime, non so se la signora chiamava da Cosenza, non ce l'ha detto, comunque sono basta andare sull'elenco telefonico. Dottor Belcastro, parliamo di trasporti, non parliamo di truffe, perché... Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, questo problema dei pensionati che, insomma, ai quali veniva richiesto il biglietto. Ne parliamo tra poco, dopo la telefonata. Pronto? 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 Buonasera. Salve, da dove chiama, signora? Nella provincia di Cosenza, un'informazione. Sì. Vorrei sapere qualcosa di più con le regole per raccogliere gli ulivi? Che sono un po' incasinati queste cose che si dicono. Allora, signore, io purtroppo non sono riuscita a capire quello che ha detto, abbiamo un problema al telefono, probabilmente chiedo alla regia di alzare un po' l'audio della telefonata. Vuole ripetere la domanda, signora? Sì, sì, vorrei sapere qualche informazione in più per quanto riguarda le raccolte delle olive. Le raccolte delle firme per il fitto casa? Sì, perché si dicono tante cose che non si possono raccogliere tra genitori, figli, parenti. Allora no, non so se è sul fitto casa. Raccolta delle firme relativa a che cosa, signora? No, raccolta degli ulivi.
Dei? All'avvocato vorrei chiedere questa domanda. Sì, però non capisco non la fine. Raccolta? La raccolta delle olive. Perché non si possono raccogliere con i genitori delle olive, ecco, grazie al nostro Enzo Leonetti che ci sente meglio di noi. Allora, sulla raccolta delle olive? Sì, perché ci sono informazioni che non si possono raccogliere tra genitori e figli. Vuole sapere qualcosa in più? Avvocato, non so se lei ha capito la domanda. Ma le olive ce le mangiamo solitamente, non lo so, non raccolta. No, non so se ha qualche problema prettamente sindacale, nel senso che lavora forse nella raccolta delle olive e non gli vengono versati i contributi o... No, tra genitori e figli, tra me e mio padre. Ah. Si dicono che non si possono raccogliere, che bisogna assumere anche i figli. Quindi signora, cioè, se c'è un'azienda familiare, è un'azienda familiare, è un terreno di suo padre, sì, lei raccoglie le olive e quindi sì, suo padre probabilmente le deve versare le giornate? No, no, per andare a raccogliere così gli olivi per fare l'olio, per noi personalmente. E che dovete fare signora? No, perché si dicono che bisogna assumere i figli, parenti con dei documenti al sindacato. Bisogna assumerli, certo, signora, quando durante... Non è che potete andare a raccogliere le olive così. C'è una legge dello Stato che dice che i lavoratori o le lavoratrici che fanno questo lavoro devono essere assicurate per quelle giornate che prestano realmente, anche se si è padre e figlio. Anche se si è padre e figlio. Come deve fare, dottor Belcastro? Si deve andare all'INPS e denunciare il numero delle giornate che si versano. C'è un modellino da compilare? Sì, c'è. O alle associazioni, in questo caso... dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali. Quindi basta prendere un modellino, già compilarlo, quindi una cosa facilissima, semplicissima. No, tanto facile no, perché vanno dichiarate alcune cose, insomma. Però se si va da un'associazione, di anche in questo caso, o organizzazioni sindacali o al CA Impresa, fanno queste cose, può venire anche al CAF della CISL, le daremo tutte le informazioni possibili. Perfetto, ma anche se è padre e figlio, cioè in questo senso, se si va a prestare attività lavorativa, l'attività lavorativa va dichiarata. Perfetto, quindi chiarissimo. Avevamo un po' di problemi nel sentire l'audio della telefonata, alla fine ci siamo riusciti a capire qual è il problema. Trasporti, dottor Belcastro, allora risolto il problema? Sì, mi pare che è andata a buon fine tutta la pressione che è stata esercitata da parte nostra verso la... giunta regionale, per la verità abbiamo trovato anche l'interlocutore valido in questo senso, che è intervenuto sollecitamente perché alcune imprese di trasporti non pagavano, non davano la gratuità a queste persone, quindi facevano pagare il biglietto. Oggi non abbiamo più molti problemi, quelli che ci hanno segnalato li abbiamo risolti con alcune ditte private. Qualora dovesse esserci qualcosa, perché le aziende in questo settore sono tantissime nella nostra regione, se ce lo fanno sapere noi interveniamo energicamente, ma mi pare che la stragrande maggioranza delle ditte di autolinee hanno la gratuità ormai consolidata a tutti quanti. Allora ricordiamo come bisogna fare ai pensionati che magari ancora non l'hanno fatto. Bisogna intanto aver compiuto il 70° anno di età, avere un ISE, che è il certificato che rilascia il CAF, che non supera o sia pari a 15.000 euro, poi con una fotografia si va a una delle ditte di trasporto in questa regione e viene rilasciato un tesserino. Quel tesserino dà diritto alla gratuità nel perimetro regionale della Calabria. Telefonate intanto, pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove potrei ci chiama? Vorrei parlare un po' con l'avvocato. Sì, da dove ci chiama? Chiamo da Rossano. Da Rossano? Sì, provincia di Cosenza. Io oggi ho un po' di problemi con l'audio, avvocato. Anche io. Sì, da Rossano. In un minuto e mezzo riusciamo a fare la domanda e a dare la risposta. Prego. Vorrei dire all'avvocato che per quanto riguarda l'affitto, il fitto casa, io l'ho appena acceso la TV, vi state nominando fitto casa, però non date sentito io. Come funziona per chi ha avuto il 19% pure? Non solo il 20, il 22, cioè il 19%. Come funziona una famiglia disagiata che c'è entrato proprio con l'ISEE e tutto? Come fa ad avere gli altri soldi? Come mi devo...
Come fa ad avere tutto il 100%? Insomma, non è ecco, solo la sua famiglia che si trova in questa... Non dico il 100 che non l'hanno mai dato, sembrando sono partiti dall'80, non certo. So il perché. Allora, se avete diritto come avete diritto al 100%, non è che si può fare transazione sui diritti, voi avete diritto al 100% e il 100% vi devono corrispondere. Non l'hanno mai dato. Noi lo stiamo portando avanti come città di Cosenza, è un modello, speriamo che vada bene e lo sapremo fra un paio di settimane se non prima, e speriamo di esportare questo modello anche alle altre municipalità. Per cui ovviamente invito, ma vi ho anche detto, le altre associazioni o sindacati e quant'altri a, diciamo, sinergicamente operare, però stiamo operando da soli, ce la faremo ugualmente, però sarebbe buono fare rete, diciamo, anche per il in momento tutta la regione. Solo a Cosenza, per cui ritengo che poi, come vi è un precedente, poi viene adoperato anche per altri casi uguali. Scusa, ma da quando, dal 2002 mi sembra che c'è questa legge del fitto caso, non hanno mai dato il 100%. Mai. E beh, hanno sbagliato. Hanno dato però l'80%, il 70%. Ora viaggiamo sul 20% nemmeno. Però siamo arrivati al 19%. Certo, è il disagio che vivono tantissime. È un disagio famiglie. Per cui proprio in occasione che c'è questa fase stragiudiziale che sta facendo il Codacons, se bisogna anzi con più determinazione appoggiare questa iniziativa. Quindi noi chiaramente vi faremo sapere come andrà questa iniziativa. Ok, grazie avvocato. Grazie anche a lei, siamo in chiusura. Grazie come sempre ai nostri ospiti, l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons di Cosenza. Grazie a Giuseppe Belcastro, responsabile del CAF, CISL di Cosenza. Oggi ringraziamo in regia il nostro Enzo Leonetti, e Diritti Negati tornerà come sempre la prossima settimana. Arrivederci.